Radiofonica.com, Unimusic, siamo a San Francesco al Prato con i vincitori della categoria cover, qui con noi il gruppo vincitore. Allora ragazzi, complimenti prima di tutto. Cosa farete con questo grande premio che avete vinto? Allora, noi pensavamo di investire questo bel premio per un nostro progetto che stiamo portando avanti ultimamente. Vorremmo fare il nostro primo demo, quindi stiamo realizzando le tracce che stanno in mixaggio, stiamo facendo il set fotografico, eccetera. Quindi, diciamo, investiremo questo bel premio per realizzare questo piccolo sogno, diciamo. Nell'immediato dobbiamo anche offrire una cena a due fan che sono venuti stasera per scommessa. Voi quando siete nati? Noi siamo nati nel 2011 come duo, io e questo signore, e poi si è aggiunto lui come contrabbassista e da lì siamo partiti e non ci siamo più abbandonati l'uno con l'altro. Influenze? Allora, influenze, noi diciamo che come influenze primarie abbiamo quelle di Musica Nuda, che è un duo di contrabbasso e voce, e poi in generale seguiamo molto la musica rock, progressive, soprattutto anche PFM, Banco del Mutuo Soccorso, eccetera. Abbiamo un po' queste influenze, inseriamo un po' di Pink Floyd, un po' di Beatles, cerchiamo di rifare le nostre un po' in chiave jazz, diciamo. Perché questa scelta di questo nome un po' greco, comunque da una parola come giustizia, saggezza? Sì, ci è piaciuto particolarmente come concetto, cioè noi siamo estremamente legati alla musica, loro due in particolare sono studenti del conservatorio, io studio privatamente e diciamo questo concetto della saggezza legata alla musica veramente lo sentiamo in maniera particolare. Un saluto particolare agli ascoltatori radiofonica che volete fare? Ma noi lo faremo in tre questo saluto. Allora vi presento Tiziano Marchetti al contrabbasso, Lorenzo Francioli al pianoforte. Noi ringraziamo tutti veramente per questo concorso fantastico e siamo davvero contenti di questo risultato, veramente. Grazie. Anche finalista Janko Jovanovic, non mi ricordavo il cognome, comunque complimenti, bravo veramente. Grazie a voi.